L'emergenza coronavirus rischia di mettere a dura prova il sistema sanitario del sud Italia. In Calabria, come in altre regioni del meridione, l'attenzione resta concentrata sulle moltissime persone in quarantena tornate in questi giorni dal nord del paese. Dove siamo stati dei contagiati, certamente il nostro ospedale o i nostri ospedali in Calabria non hanno la forza di reggere rispetto al nord. In tutta la Calabria abbiamo solo 100 posti di terapia intensiva, anche se ne sono stati annunciati altri 200-300, ma fra diversi giorni, 15 giorni, quindi capisce che viviamo la paura di quel che potrebbe accadere. Mancano mascherine, tute e probabilmente anche la consapevolezza della gravità della situazione da parte della gente. Sono ancora tante le persone in strada, segno che non tutti hanno compreso l'importanza di restare a casa. Perché ieri il nostro sindaco, il sindaco metropolitano, ha dovuto dare un messaggio e chiudere delle zone, tutti i parchi e delle zone di dove abitualmente viene il passeggio, perché si vede che ha potuto constatare, è stato riferito di gente che ancora andava a passeggiare. Ho saputo anche di ragazzi che ieri hanno fatto partita al pallone. Questo è grave, nonostante anche io ogni sera quando mi collego via streaming o via emittente locale raccomando sempre di stare a casa, perché l'unica possibilità che abbiamo, vista anche il timore che i nostri ospedali non possono reggere ad un'eventuale impennata di contagi, la cosa migliore è prevenire.